Nicola. Insomma, che energia ragazzi, che inizio travolgente questo pomeriggio a Radio Maternal Talk. Ciao Luciano, buon ciao, pomeriggio Nicola. Anche a te. Allora, il nostro mondo di Luna Park, insomma, avete visto il video, uno dei video, insomma, del primo ospite di questa puntata. Intanto ci colleghiamo col mondo Maternal con Thomas. Vediamo Thomas dal mondo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a Thomas. Che tempo fa dalle tue parti? Travolgente. Sempre caldo. Sì, inizio spumeggiante, direi, come diceva The Mask.
Davvero? Mi è piaciuta. Abbiamo già i primi messaggi, Giovanni Kerchi, che salutiamo. Ciao Giovanni. Ebbene, abbiamo ospite. Insomma, dopo Thomas ci regalerà una performance, dopo ne parleremo dopo. Intanto arriva il primo ospite. Questa puntata dove parleremo di musica, parleremo anche di fase 2, di ripresa, di riapertura di alcune attività commerciali, ne parleremo dopo nella seconda parte del nostro programma. Intanto apriamo, come abbiamo visto, con la musica travolgente di Randy Roberts, che abbiamo in collegamento da Roma. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Randy. Buon pomeriggio. Ciao. Anche a voi. Tutto bene. Come trascorre la quarantena, Randy? Ma dai, già che vi sento e parlo con voi, sento un po' d'aria di Sardegna, già mi aiuta. Insomma, anche solo sentire il profumo, guarda, del mare. Guarda, anche l'accento già mi aiuta. L'accento ti aiuta. Ti soddisfa, dai. Ci basta poco in questo periodo, effettivamente. Allora, Randy, abbiamo visto questa apertura con la tua band, no? Sì. In questo video, ci vuoi raccontare questo video? Insomma, tra l'altro, c'era il Matterland, che essendo il mondo, insomma, di spettacoli viaggianti, ha visto, insomma, dove è stato girato questo video. Affascinante anche quello, insomma, il mondo del Luna Park, gli spettacoli viaggianti. Ma complimenti per la musica e l'energia, Randy. Grazie mille. Il numero uno. Grazie mille. Tra l'altro, in realtà abbiamo lì, proprio nel brano che avete scelto voi da mandare, abbiamo dovuto fare un paio di scelte, perché in realtà già dura tanto così, ma in realtà quel brano lì è durato tipo una decina di minuti, perché avevo coinvolto tutti quanti, sì, cercavo di fargli fare quella coreografia che si vede all'inizio per bene, e ho montato tutta una cosa spiegandogli che era una coreografia facile da fare velocemente, senza che gli spiegavo, quindi li ho fatti mettere tutti in posizione, e c'erano paio di 150 persone più o meno, li ho fatti mettere tutti in posizione, preparati con le braccia aperte, e poi quando sono partito si è sentito, lì non si sente, ma si è sentito quando lo facciamo noi, e poi c'è molto coinvolgente, molto sì Thomas, guarda, con me sempre. No, ma io ho visto dei concerti di Randy, allora, cantando anche solo con le basi, ma coinvolgeva la piazza e il pubblico in una maniera incredibile. Ma lo seguono e la gente difficilmente rimane ferma. Io non oso immaginare che hanno, dice, ma in questa seconda fase o nella fase successiva, quando magari si riprenderà, bisogna stare distanti, bisogna stare... Come si fa con questa... Guarda, la musica è travolgente, insomma, la musica è musica. No. Guarda, non si può, Nicola, non si può. Cioè, non si può proprio, nel senso, non c'è una mezza misura, nel senso, l'unica soluzione che possiamo avere è quella di ricominciare da capo, almeno per quanto vi riguarda. Prima parlavamo del drive-in, no? Come soluzione. Sì. Boh, io non lo so, a meno che non hai la macchina, quella come ci hanno negli Stati Uniti con il bounce, non lo so. È dura. È dura e difficile. Senti, nella capitale come si vive? Tu vivi a Roma, no? Quindi sì. Come si sta vivendo questo momento? Diciamo che si sta passando questo momento, cioè il 4 maggio ha fatto un grande cambiamento, ovviamente in capitale, nel senso che comunque da... La sensazione, anche se poi in realtà non è così, nel senso che non è che si stanno comportando male in generale a Roma, anzi, devo dire, si stanno abbastanza comportando relativamente bene, almeno rispetto a quello che mi aspettavo, però devo dire che la differenza è stata proprio dal niente al tutto, nel senso che comunque io mi sono spostato, diciamo, nella prima parte io mi sono spostato due volte, io mi muovo in bicicletta a Roma, sono uno di quei pochi pazzi che si muove in bicicletta a Roma, mi sono mosso due volte, mi sono spostato da casa per solo un paio di volte, e devo ammettere che in entrambe le volte per strada non c'era nessuno, e nessuno intendo che comunque incontravi al massimo un paio di macchine, che per Roma è una cosa quasi spettrale. Strana.
Abbiamo visto anche le immagini di, sì, di Yuri spettrale. Veramente surreale, capito? Cioè, ma neanche, guarda, neanche sono passato vicino a Piazza del Popolo una delle due volte, è vuota, cioè non neanche alle 5 di mattina è così, non so come spiegarlo, capito? Non, quel senso lì Roma non ce l'aveva mai avuto. E invece dal 4 maggio questa cosa è cambiata, nel senso che comunque non c'è assolutamente neanche la metà del traffico di prima, però ecco, la sensazione è che si è ricominciato a vivere in qualche modo, capito? Quindi se rimane, diciamo che se la fase 2 continua a funzionare e non ci sono delle problematiche, così già sarebbe abbastanza accettabile per quanto riguarda Roma, capito? Perché comunque hai una parvenza di vita, mentre prima no, prima effettivamente era, sì, ripeto, era surreale, era proprio tutto molto 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 strano. Quindi Randy, tu sei chiuso nel tuo studio, dove ti trovi in questo momento, e quindi sei tutto il giorno H24 nello studio, quindi... Esattamente. Progettando, facendo... Anzi, no? Ti dirò di più. Quei momenti... Ti dirò di più di una cosa. Questo periodo di quarantena, qualcosa che magari... non lo so, scoperto nel senso magari anche nel vivere diversamente la propria giornata, no? Guarda, mi sono scoperto, la cosa che ho scoperto di più in assoluto è che sono più tenace di quanto in realtà pensassi di me stesso, nel senso che sono una persona abbastanza tenace, sono una persona a cui che difficilmente levi la forza e la voglia di fare le cose, però se devo ragionare su me stesso in questo periodo, che per noi artisti è veramente molto 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 complesso, mantenere un certo umore e anche un certo tono nel fare, ecco, anche questa cosa che stiamo facendo insieme, no? Arriva da quella parte, da quel posto che ho chiamato tenace in questo momento, la possiamo chiamare come vuoi, che mi permette di dire ok, va bene, qualcosa si trova, troviamo una soluzione, troverò una soluzione per fare quello che devo fare, anche se, ripeto, adesso, ad oggi le soluzioni io non le ho. E non ho una risposta a questa cosa che sto dicendo, non è che ho detto so come andare avanti. Di fatto io ad oggi non so come andrò avanti, però... spingo, capito? Faccio le cose, sono molto al telefono, parlo con le persone perché sto scoprendo che comunque parlando tanto si scoprono cose nuove, tante soluzioni ipotizzabili, poi tanto la prima soluzione è che comunque in qualche modo qualcosa si deve muovere, perché fino a che siamo tutti rinchiusi dentro casa non succede nulla. Quindi, assolutamente. Capito? Però ecco, è questa così, cosa sicuramente sì. Poi da un certo punto ti dico anche, da un certo punto di vista ti dico anche che io sono una delle persone un pochino più fortunate, perché sono abituato e mi piace star da solo, anche in risposta al lavoro che faccio, ovviamente, nel senso che facendo un lavoro che mi tiene sempre in mezzo alle persone, star da solo è una ricerca come... non so come neanche come chiamarlo, però come relax, come momento in cui cambio qualche cosa e riesco a fermare la testa e magari focalizzarmi un pochino più su me stesso, parlo proprio in profondità, capito che intendo? Quindi, ed è una cosa che ho curato nel corso degli anni, quindi effettivamente oggi non mi trovo particolarmente in difficoltà a star da solo sotto quel punto di vista, capito? Quindi non mi ha sorpreso in questo senso. Allora, Randy Roberts è giovane, però ha una lunga carriera. Tu hai fatto anche Festival di Sanremo, no? Sì. Fine anni 90, giusto? Nel 1997. 97. Sì, ed erano già, 97. E pensa che tra l'altro erano già 6 anni che cantavo. Quindi figurati, io ho fatto 20 anni. Sanremo giovani. Sì, esatto, faccio il giorno del mio compleanno, che è stato il 14 marzo, ed è stato l'ultimo giorno che ho cantato perché io ero fuori dall'Italia, quindi non ho, il lockdown per me è arrivato un pochino dopo,
Io ho fatto 30 anni di carriera. 30 anni? No, adesso... Complimenti, te li porti bene. 30 anni di carriera, 30 anni di carriera, ma complimenti. Sì, sì, ho iniziato abbastanza presto perché comunque sono salito sul palco, la prima volta avevo 16 anni, quindi... ma tu il palco, io so che tu il palco, lo sappiamo diversi, insomma, quantomeno per il cognome, tu il palco l'hai conosciuto, cioè tu sei nato sul palco praticamente, sì. No? Per dire sì. Una sì, battuta sì. Chiaramente, perché Randy, per chi non lo sapesse, è figlio d'arte. È figlio d'arte. Sì. Orgogliosamente direi. Orgogliosamente di un grande, ho avuto piacere di conoscerlo, parliamo del grande Rocky Roberts, come non sì. Ricordare Rocky Roberts, anzi mi permetto naturalmente e lo ricordiamo in musica, naturalmente sì. Uno dei suoi dei brani, modo dei suoi brani più popolari, il modo migliore per ricordarlo è Randy di tuo papà, io in te vedo praticamente tutto. A parte il cognome, proprio le movenze, il modo di stare, ecco, guardate un po' Rocky Roberts, questa stasera mi butto e l'ascoltiamo in questa sigla. Che energia, Rocky Roberts. Beh, l'energia è una delle cose che tu hai ereditato da papà, eh. Sì, assolutamente, assolutamente. Sai che stavo guardando se avevo ancora quella camicia? No, davvero, Sì, ho dei vestiti di scena di mio padre del periodo, parecchi devo dire, però mi sa che in realtà quelle lì no. Quella camicia lì no. Mamma, quel movimento che andava giù con la forza delle gambe e risaliva, ma cioè... Beh, sì, Randy sì. Lo fa lo stesso. Beh, fai, guarda, considera che... Sul palco ti muovi, trasmetti, ma poi non è solo muovere, è trasmettere l'energia, quindi trasmettere emozioni. E questo è importante e fondamentale sì, per un artista. Sai, in realtà credo che sia stata una cosa, per questo faccio sempre fatica a definirla, però è stata una cosa che quando vedevo, non so se è perché l'ho sempre visto fare, non so se è perché è una cosa che effettivamente fa parte di me o altro, però di fatto è una cosa che ho sempre ritenuto molto importante. Quello che dici tu, Nicola, per me è molto 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 importante, nel senso che ho sempre ritenuto che la performance live sia fatta da tutti, e quando intendo tutti non intendo la band, ma intendo tutti, cioè tutti quelli che sono all'interno del posto. Quindi in qualche modo coinvolgere le persone che ti stanno guardando è una fase abbastanza importante della performance, capito? Quindi effettivamente sono proprio rivolto a fare questa cosa. Guarda, molto più di cantar bene la canzone. Capito? Cioè, certo. È quasi, la canzone diventa quasi una scusa.
capito? Per coinvolgere, per stare insieme, per star e far sentire bene le persone, ecco. Anzi, sicuramente sì. Adesso ve lo dico e credo, quindi è così. Randy, nel tuo percorso, insomma, in questi 30 anni di carriera, non solo hai girato l'Italia in lungo e in largo, insomma, isole comprese, come si suol dire, ma hai avuto anche delle esperienze fuori dall'Italia, no? Giusto, sì, sì, come no, voglia. Voglio, come no, tantissimo lavoro molto fuori in realtà, anzi in realtà chiaramente queste sono cose che vanno a neanche a stagioni, però a periodi. In questo, per esempio, in questi ultimi anni la mia presenza è richiesta forse più all'estero in questo breve periodo, sto parlando degli ultimi 2-3 anni, perché fondamentalmente sto lavorando tantissimo in Svizzera, Bassa Francia, qualcosa sto facendo in Germania, e poi ho tante cose di eventi privati, mille feste private in quei posti che tutti ci possiamo immaginare, Dubai, Abu Dhabi, questi posti qua, no? Poi dove quando c'è... Randy Roberts va una volta e fa uno spettacolo, ma lo richiamano, perché è impossibile non divertirsi davvero con Randy Roberts. Questo è, avuto, nel... è vero, per fortuna. No, questo è vero, è per fortuna, beh certo, no, ma è vero. Ma Randy Roberts ha avuto un'esperienza anche a X Factor, ma non X Factor Italia. È vero, è vero. Guarda, questa è stata, ecco, per esempio, questa è venuta fuori, è stata un'esperienza che è venuta fuori da una esperienza mia all'estero, nel senso che stavo lavorando, avevo fatto un paio di live stiamo parlando della Romania, stavo in Romania. Sì. E avevo, durante questi live, avevo conosciuto delle persone che volevano collaborare con me, tra cui anche un'agenzia di management, la quale tra l'altro andava anche, si occupava anche di portare le persone di X-Factor. Siccome stavo cominciando a fare avanti e indietro spesso, l'agenzia mi ha detto: senti Randy, io non so, beh, questo è meraviglioso, io non so se ti posso pagare sempre il viaggio avanti e indietro, però sarebbe necessario che tu venissi più volte. Ho detto: però se tu ti preoccupi di entrare, ci preoccupiamo di farti entrare a X Factor, se ci si riesce in qualche modo, ti vai a fare l'audizione, quando vieni per fare X Factor fai gli appuntamenti. Questa è la scusa, ma in realtà doveva succedere una volta sola, invece io sono andato avanti, poi dopo è stato bellissimo, mi sono divertito molto, veramente, anche perché ho scoperto un popolo meraviglioso, ragazzi, cioè non mai avrei creduto, veramente. Andare in Romania è stata una cosa bellissima, loro sono molto 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 caldi, e anche un popolo in realtà molto pacato, detto da, capito, da in un posto dove effettivamente... amano la musica italiana, vero? Amano molto la musica italiana, sì, però io considero che invece ho un repertorio fondamentalmente completamente internazionale, sì, esatto. Loro hanno proprio, adorano anche me, nel senso che anche lì, in quel video lì, per esempio, è stato molto molto bello il fatto che, nonostante fosse un'audizione, anche lì sono andato lì vicino al pubblico, gli ho fatto battere le mani, si sono alzati tutti in piedi, si sono messi a ballare con me, capito? Ed è tutto così, dappertutto così. Capito? Il live è molto semplice, perché loro partecipano subito, hanno voglia, capito? Bello, veramente. Assolutamente. Senti Randy, poi insomma in questi 30 anni di carriera, nel tuo percorso, naturalmente con canzoni non solo internazionali ma anche italiane, no? Ti sei presentato a Sanremo Giovani, hai un percorso cantautorale anche, cioè ti cimenti anche nella scrittura di canzoni? Sì, chiaramente, ecco, quello è una cosa che, per esempio, in italiano devo ammettere il mio limite, non so fare, nel senso che ho cominciato nel periodo proprio del festival, esatto, perché tornando dal festival ho sentito la necessità di scrivere qualche cosa per me, tornando a casa dopo il Festival di Sanremo,
E ho cominciato, in realtà, ho cominciato a scrivere in italiano, con non, non bellissimi risultati, devo ammettere. E, poi dopo invece ho, la prima cosa che ho fatto, ho detto vabbè, vediamo se il problema è la lingua in qualche modo o sono io in qualche modo che non so scrivere, perché effettivamente sai, nessuno ti sa dire... cioè è vero che tu puoi andare a scuola, è vero che tu puoi imparare delle cose, è vero che ti possono dare delle indicazioni ed è altrettanto vero che ci sono delle regole di comunicazione, però tutto questo poi dopo va applicato alla persona. Perciò se quella persona in qualche modo non ha quel tipo di atteggiamento, non ha quel tipo, non lo chiamo talento perché poi il talento potrebbe anche esserci comunque. Però se non hai quell'atteggiamento e quell'attitudine verso quella ricerca e quella curiosità, effettivamente puoi non saper scrivere. E è vero, io sono un figlio d'arte, è vero che sono sempre stato all'interno della, della discografia, della, della musica, però è anche altrettanto vero che io sono figlio di un performer, ok? Più che di un cioè mio padre non è mai stato un cantautore, per quanto poi anche lui abbia scritto alcuni dei brani che cantava, li ha scritti lui, però anche il se l'avessimo chiesto a lui avrebbe sicuramente risposto no, sono tutto tranne che un compositore barra autore. E quindi ho detto, dentro di me ho detto, questa cosa qui devo scoprire se effettivamente ce l'ho o non ce l'ho. E quindi ho cominciato e ho provato a fare varie cose, a comporre, a scrivere, a fare solo parole in italiano, in inglese, e quello che voi avete mandato all'inizio è esattamente un brano scritto da me, composto, lyrics e anche arrangiato da me. Quindi effettivamente, se ti devo dire la verità, sì, sono un cantautore, nel senso largo del termine, nel senso che comunque il brano che avete mandato voi fondamentalmente sembra un brano di James Brown, se ci pensi, no? Quindi, ecco, scrivo cose non cantautorali, nel senso italiano del termine, ecco, ma cantautorali nel senso che è composta e scritta da me, sì, quello sì, assolutamente. Ed è una vena che a me piace esplorare moltissimo, devo dire. Randy, tuo papà, insomma, era un artista, possiamo definirlo afroamericano, comunque come origini, sì, sì. Così, ovviamente, chiaramente c'è anche nel tuo sangue. Quanto di afroamericano c'è nella... nel tuo modo di fare musica, nel proporre, nel proporti al ok, guarda, al la pubblico. Domanda è bella, anche perché me l'hai posta molto bene, devo dire, nel senso che dal punto di vista musicale oramai è difficile pensare di definire, no? Se tu pensi anche al pop in generale, al mainstream che sta andando in giro in questo periodo, oramai è tutto un po' un crossover, se ci pensi, nel senso che è difficile definire il tipo di musica, ecco, al massimo noi possiamo fare veramente in questo momento mainstream e non, se vogliamo essere proprio precisi in qualche modo. Okay. Però, quindi musicalmente la risposta potrei anche non sapertela dare, però ti dico che dal punto di vista di approccio, invece per me sono forse esclusivamente afroamericano, nel senso che l'afroamericano da... quando esiste un mondo di musica afroamericana, come concept c'è sempre stato il fatto che un conto è registrare un disco e un conto è presentarsi live, nel senso che quando tu registri un disco all'interno della canzone ci devono essere delle caratteristiche, e visto quello che abbiamo detto due secondi fa, diciamo che la caratteristica primaria, diciamo che è la qualità, mettiamola sotto questo nome, basta, senza dare altre Quando invece tu vai dal vivo, per avere la stessa qualità, non solo devi proporre qualche cosa di bello per le orecchie, ma anche qualche cosa di bello per l'occhio. Quindi l'idea, quando vado a fare uno spettacolo, è sempre qualche cosa da proporre che sia bello anche da vedere. Capito? Quindi, e questo è veramente... un senso afroamericano, nel senso che arriva anche dalle piccole cose. Faccio molta attenzione, per esempio, al ritmo dello spettacolo. Non intendo delle canzoni, parlo proprio del ritmo dello spettacolo, cioè quello che succede tra una canzone e un'altra, per esempio. È importante che
i momenti siano ben definiti dal punto di vista di evoluzione, nel senso che io posso avere una pausa, per esempio posso cantare un brano lento, ma un brano lento non lo posso mettere dove pare a me, lo devo mettere dove in qualche modo mantenga e dia una dinamicità giusta e bella allo spettacolo che propongo. E questo non è un discorso musicale, questo è un discorso proprio di intrattenimento, capito? Ed è una cosa che effettivamente arriva dal, se tu ti vai a vedere i documentari dei, che ne so, i gruppi vocali tipo i Temptation o questa gente qui, ritrovi questo discorso che sto facendo io, capito? Oppure quello che dici tu, ballare, fare, hai visto anche nel video le ragazze che cantano con me, ballano con me, quello è tutto un discorso che per me è fondamentale, non può non esserci. Certo. Capito? Perché fa parte del presentare lo spettacolo. Allora, Randy Roberts, adesso ci avviamo verso la conclusione, poi abbiamo anche altri ospiti. Sei legato in qualche modo anche alla Sardegna, giusto, Randy? Hai degli amici, ma lavori tanto anche in Sardegna, tantissimo, no? Lavoro in Sardegna, sì, sì. Ah, tu noi quando adesso abbiamo fuori dall'Italia intendevi anche quello? No, noi siamo in Italia. Però a proposito di Sardegna, no, noi siamo in Italia. No, perché sentivo che volevate andare in Svizzera, sai queste cose, ancora vale la cosa. Può essere, può anche essere. No, mi riferisco però, mi aggancio a questo video che senti, che sì. Vediamo, un brano di Michael Jackson, Heal the World, e qua secondo i musicisti sardi. Sì, vedi quel ragazzo che suona la chitarra su in alto, quel ragazzo si chiama Massimo Satta ed è un chitarrista, tra l'altro anche molto famoso nell'ambiente musicale, ed è sardo, è cagliaritano, e la metà dei musicisti, per esempio il bassista lì a destra è Fabio Seli, che è sempre comunque... sardo, c'è Alessio Sanna Lemmond, quello in mezzo sotto di me, che è sempre sardo, è sempre anche lui è cagliaritano, e adesso appariranno a un certo punto tutte le ragazze che fanno il coro con me. La maggior parte delle ragazze che cantano con me sono sarde. Ci stanno le sorelle Parisi, ci sta Alice Marras, poi chi altro ci sta? Eccole. Poi ci sta, sì, c'è Francesca Loche, quindi praticamente più della metà sono sardi. Allora, sentiamo un attimino ancora un pezzo di questo video di Heal the World. Vai, vai. So, let our spirits never die. In my heart, I feel you are my brother. We open with me. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. And we could really end it if you care enough for the living. Make a little spark. Feel the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, care enough for the living. Make a better place for you and for me. And the dream world is singing, will be the time of faith. And the world, the ones living, will shine in our face. And why do we keep struggling? This earth is a fight, it's all human. This pain is too bad, this world is a memory. We are so fill the world and give a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for living. Need a better place for you and people dying if we care enough for living. For you and for me. You
E questo, insomma, è Hell the War, questo omaggio, insomma, a Michael Jackson, abbiamo visto poi nel finale, insomma, di... beh, difficile, non è facile comunque fare il sincrono, ognuno col suo pezzo registrato, insomma, dai, chi è a casa, chi non lo prova, studio, Nico, ci si prova. Guarda, la cosa bella è che questa cosa qui io l'ho fatta insieme proprio a Massimo, nel senso che è stata prodotta, diciamo, da tutti e due, perché poi dopo ci siamo preoccupati anche del video, del montaggio, del mixing, eccetera eccetera. E io con Massimo Satta sto facendo tantissime cose, collaboriamo con Mogol, lui collabora da tantissimi anni con Mogol, e io mi ha apportato lui lì, da lui a lavorare con lui, e siamo poi siamo anche diventati amici, quindi la cosa è stata bella perché l'idea è stata quella di facciamo una cosa insieme. Certo. Come viene viene, invece poi dopo in realtà è venuta bellissima, quindi ci siamo divertiti a farla, ci siamo divertiti anche a proporla, perché poi in realtà vedi hanno partecipato tutti quanti, si vede nel video, c'è molta energia da parte di tutti quanti, quindi la cosa è stata ben accetta da tutti quanti, quindi no, è bello. Poi io la Sardegna, ragazzi, l'adoro, io vengo veramente tante volte d'estate da voi. Anzi, speriamo che riaccada molto, molto che riaprano tutto. Sì, sì, ragazzi, veramente. Allora, Randy, noi ti aspettiamo in Sardegna, insomma, ma comunque protagonista in tutte le piazze italiane e non, perché insomma Randy lavora anche all'estero, l'abbiamo visto in Europa. Oh, Thomas, no, dopo Randy sul finale Thomas canterà anche una canzone che è bravo a cantare, Thomas. No, sono uno showman. Non ho capito, Luciano, che hai detto? Come l'ha detto Nicola, sa un po' di te. No! Non ho sentito. Infatti stavo intervenendo dicendo, beh, la presentazione non è che è stata proprio... Guarda, sentito Luciano, meno male. Ti ha difeso, Thomas, ti ha difeso. Meno male. Una mela di karaoke. Non lo sento. Devo rifare il collegamento, forse. Mi sa di sì. Thomas, bisogna di ricollegarsi. Allora, tra poco ci collegheremo con... Sì? Dicevo che Thomas è cintura nera di karaoke. Beh, sai, diciamo che è un lavoro. Dopo, mentre sta cantando, dopo che canta, molte cinture nere vorrebbero andare da Thomas a menarli. Carina questa, Nicola. Quindi, promettiamoci una cosa: quando si ripartirà, sì, la tua energia, pensa unita all'energia che può essere quella di un parco divertimenti. Organizziamo una gran cosa proprio per riabbracciarci tutti insieme. Sono a disposizione. Nicola che condurrà la serata. Noi che a un certo punto fermiamo tutta la situazione e facciamo partire con il coinvolgimento. Thomas con le cinture nere. Secondo me sarebbe una cosa fantastica. Magari, Luciano, guarda, non vedo l'ora, veramente, veramente, anche perché è veramente fattibile, quindi è molto più semplice di quello che si possa pensare, quindi ha voglia, volentierissimo, guarda. Facciamo una grande... Speriamo bene, insomma, che si riapra subito tutto, insomma. Sì, ragazzi miei. È tornata la cintura nera. Eccolo. Thomas. Sono tornato. Ma guardate che Io una volta in Thailandia, sì, ho fatto ballare tutto un ristorante perché mi sono messo a cantare i migliori anni della nostra vita, era nato zero. Ecco qua. Ma poi questo ma guarda che far ballare con i migliori anni di nato zero. Ho fatto ballare tutti i norvegesi, russi, ucraini. Ma erano ubriachi perché guarda, con rispetto per Renato Zero, ma proprio quella canzone è tutto qua che ballava. Oppure talmente sfatti. Ma questo, Stan, come Randy potrebbe confermare, il vero
performance, esatto, assolutamente dovrebbe far ballare anche con queste canzoni. Esattamente. Questa è una sfida, è facile far ballare con le canzoni ritmate, vai a ballare con i 5 milioni di anni della nostra vita. secondo me se vai, Thomas, secondo me se vai all'Oktoberfest dopo a fine serata ballano, beh, qualsiasi, beh, cosa è normale, il anche tasso alcolemico. Il tasso alcolemico coincide spesso, no, negli, beh, spettacoli. Chiaro, eh? Chiaro, sì. In Thailandia penso abbia inciso parecchio. Va bene, no, a parte gli scherzi. Va bene, allora, Randy, grazie come sempre. Naturalmente, grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere anche respirare solo un po' d'aria di Sardegna, veramente. Grazie mille, ragazzi. Speriamo di vederci virtuale. Sì. Un abbraccio, Randy. Ciao ragazzi, grazie, Randy. Ciao Randy. Ciao Randy. Ciao, ciao, Randy. Ciao. Grazie, ciao. Grazie. Allora, simpaticissimo e fortissimo Randy Roberts, e andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo, stiamo sforando, no, però ne vale la pena. Thomas, che vai a prepararti. Thomas, vado. Sì. Allora, cambiamo completamente argomento. Ci scusa l'ospite, insomma, abbiamo sforato perché abbiamo iniziato un po' in ritardo. E parliamo subito di questa fase 2. Fase 2 per il settore, per diversi settori, naturalmente. Nello specifico, parliamo del settore beauty. Ok, e ci colleghiamo con Alghero, con il portavoce dell'associazione ASBEA, quindi ASBEA, Associazione Beauty, questo è l'acronimo, Francesco Fanciulli. Francesco Fanciulli in collegamento da Alghero. Esattamente. Ciao Francesco, scusa il ritardo. No, ma è stato benissimo, benissimo così. Recuperiamo naturalmente. Perfetto. Tu non conoscevi Randy Roberts? No, di Rocky non conoscevo... Roberts. È un'energia, certo, un'energia incredibile. Allora, ho scoperto in questi pochi minuti fa delle cose in comune con Randy Roberts. Siamo, sì, nati lo stesso giorno, anche a qualche anno di differenza. Sì. Siamo entrambi figli d'arte. Quindi quando il padre di Randy Roberts cantava e ballava, mio padre faceva il mio lavoro. E proprio a proposito di Randy Roberts, vorrei partire da una cosa che ha detto. Questa disgrazia di coronavirus ci ha portato una grande cosa, la possibilità e il tempo di parlare con le persone. E questo è importante, fondamentale, no, Francesco? Assolutamente. Certamente ci ha aiutato la tecnologia, la stessa cosa fosse successa 50 anni fa, probabilmente sarebbe stato molto più complicato. Effettivamente questo momento di sosta lungo e la tecnologia ci ha aiutato, nel nostro caso, ma penso un po' in tutti i gruppi, in tutte le associazioni, in tutte le professioni, ad avere la possibilità di parlare con i colleghi con i quali raramente si ha occasione di parlare, e quindi la possibilità di scambiare delle informazioni, dei dubbi, delle paure, che cosa che non avremmo potuto fare in pieno lavoro. Quando siamo occupati col lavoro ci siamo sotto pressione, abbiamo preoccupazioni, il lavoro va organizzato, non c'è tempo neanche per noi stessi, normalmente, per fortuna, da un certo punto di vista. Questo momento che ci ha dato tanto tempo, ripeto purtroppo, ha dato modo di riunirci, utilizzando la tecnologia e, diciamo, di consorziarci per cercare di capire come potevamo affrontare nel migliore dei modi questo momento. Questo ASBEA è nato esattamente in questo modo. Ecco, quindi ASBEA, associazione, come acronimo associazione beauty praticamente. Esatto. Il settore beauty cosa comprende? Allora, il settore beauty comprende? Esatto, i parrucchieri, i barbieri, le estetiste, i tatuatori, i dermopigmentisti, diciamo che principalmente sono queste le attività che compongono il settore beauty.
una cosa effettivamente che non si è capita a proposito del settore beauty, che è stato messo tutto insieme. È stato tutto messo tutto insieme nel senso dell'apertura, perché effettivamente sono, sì, fanno parte del settore beauty, ma con problematiche assolutamente diverse, problematiche di contatto, problematiche di organizzazione di lavoro. Faccio l'esempio dell'estetista, che è probabilmente quella che ha quasi più difficoltà di contatto, di ravvicinamento, di contatto ravvicinato con la cliente, e dal punto di vista igienico-sanitario, quella che probabilmente era molto più organizzata già da anni, molto più organizzata di quanto pensassero gli esperti. Quindi si è detto, le estetiste non sono pronte, ma le estetiste erano pronte prima che arrivasse il coronavirus ad affrontare le questioni igieniche. Non dico che lavorino come dentisti, ma non ci sono lontanissime. Ecco, ma ci sono delle linee guida? Perché, come stavi dicendo tu, cioè sono le estetiste, poi i parrucchieri, sono diverse attività, abbiamo sentito, insomma. Ma ci sono delle linee guida per una riapertura? Come fare? Cosa dovete fare? Come è possibile, insomma, riaprire un'attività come la vostra? Allora, Esatto. Allora, uno dei motivi per cui ci siamo riuniti è che non esistono linee guida. Quindi praticamente noi siamo 2 mesi fermi, c'erano 2 mesi di tempo per stabilire quali sarebbero dovute essere, anche perché prima o poi avremmo dovuto riaprire, quindi non è che la riapertura era una questione di tempo, ma non una questione di data, ma non il fatto che avremmo dovuto riaprire. Questo era assolutamente, prima o poi era evidente. In 2 mesi non hanno preparato niente, quindi potrebbero dirci, voi aprite l'11, domani, oggi potrebbero dircelo, e domani contemporaneamente potrebbero darci delle linee guida per cui potrebbe essere necessario 1 mese per adeguarsi. Questa è una cosa non da poco, anche perché le linee guida si potevano assolutamente preparare. Qual era il problema per preparare le linee guida? Avremmo dovuto aprire, sappiamo che con questo virus dovremo convivere probabilmente ancora per alcuni mesi, se siamo fortunati, parlo logicamente a livello nazionale, le linee guida dovevano per forza essere pronte. Non avere un protocollo che ti dia certezze, non certezze solamente dal punto di vista della protezione verso noi, verso le clienti, ma anche verso un controllo. E se dovesse arrivare un controllo, probabilmente l'unica certezza che abbiamo sono le 4-5 cose che ha scritto Solinas il 2 di maggio, quando ha fatto l'ordinanza o il programma di riapertura eventuale per noi l'11. E quindi distanziamento 2 metri, mascherina, guanti, hanno detto che le estetiste non potranno fare baffi e sopracciglia, i barbieri non potranno fare le barbe, quindi barbiere che fa solo barbe, che non può fare le barbe, digli che non può aprire. Ci sono barbieri che fanno solo barbe, a lui gli dici sì, puoi aprire ma non puoi fare le barbe. Allora dimmi che non posso aprire e sono più contento. Che poi così non è. Perché se si parla con gli esperti, ci sono degli strumenti che possono aiutarci, coadiuvarci a proteggere noi e a proteggere la cliente in qualsiasi operazione si faccia. Parlo ad esempio dei barbieri. Nel momento in cui il cliente non ha logicamente la mascherina, perché se per fargli la barba non può avere la mascherina, se l'operatore dovesse utilizzare la mascherina FP2 più la mascherina di plexiglass davanti, e magari anche gli occhiali, questo, non ci sarebbe praticamente possibilità di contatto di alcun genere. Quindi l'operatore protetto, il cliente senza mascherina, ma che non può neanche fiatare, perché la barba vorrebbe vedere come puoi fargliela col cliente che chiacchiera, quindi il cliente che non emette un fiato, l'operatore protetto, ci sarebbe comunque la possibilità di proteggere tutte e due, lavorando. Stesso discorso vale per i baffetti e per le sopracciglia delle estetiste. Nel momento in cui è super protetta, intanto quando
vengono fatte le sopracciglia e può essere protetta anche la cliente dal punto di vista del respiratorio, delle vie nasali e della bocca. Quindi effettivamente se si fosse ragionato seriamente all'inizio, ascoltando le associazioni di categoria che hanno fatto le loro proposte, ricordiamoci che quando Conte ha rimandato di un mese le aperture, due ore prima, non parlo di due settimane prima, era stato già firmato un accordo per, non solo per la riapertura all'11, credo, ma anche per tutti i protocolli che sarebbero utilizzati. Quindi dopo due ore sono dimenticati di tutto. Io capisco anche che chi deve prendersi la responsabilità sia in questo momento in difficoltà, però le responsabilità si prendono anche quando bisogna prendersele. Cioè essere in certe posizioni quando tutto fila liscio è facile. Capisco che questa cosa sia complicatissima, però che senso ha coinvolgere i sindacati, i nostri sindacati, io parlo per noi, trovare un accordo, trovare un protocollo e dopo due ore far finta che di quel protocollo se ne sia parlato, perché è scomparso tutto. E far sparire anche la data di apertura o rimandarla di un mese. Il problema però qual è? È che l'apertura, quando noi ci siamo riuniti con i colleghi, di fatto chiacchierando, l'apertura era forse l'ultimo problema. Perché noi chiediamo di lavorare intanto rispettando la legge. Quindi chiediamo il protocollo. Certo. Chiediamo di poter salvare, ricordiamoci che in Sardegna nel settore beauty lavorano 5.500 persone. E calcoli fatti da aziende del nostro settore, che si affidano ad aziende super specializzate nel nostro settore, ci dicono che se non si fa qualcosina, non molto, in Sardegna probabilmente 1.500-1.600 persone di queste oltre 5.000 perderanno il posto di lavoro. Anche perché sono delle spese, comunque questi mesi esatto. Chiusura, cioè i contributi per delle spese, per almeno per coprire le spese correnti, esatto. Che so, pagamenti delle utenze, cosa chiedete? Imposte esatto. Locali. Senza perfetto. Parlare poi di chi non è proprietario delle mura e se deve pagare perfetto. Anche la no, parliamo di quello così, parliamo delle spese, di quello. Delle spese vive, parliamo delle adesso, spese vive. Perfetto. Chiusura, ci sono delle spese da affrontare. Esatto. Cosa risponde lo Stato, la Regione? Cosa risponde? Allora, noi abbiamo preparato una serie di richieste che abbiamo inoltrato alle diverse parti, perché ci sono delle cose in cui ci può andare incontro il Comune, altre la Regione, e altre logicamente dello Stato. Certo. Partiamo dal Comune. Il Comune potrebbe... Noi abbiamo chiesto, ad esempio, in generale, la sospensione di tutte le quote fisse, non dell'utilizzato. Noi vorremmo che venissero sospese le quote fisse. Il Comune potrebbe, ad esempio, andarci incontro con l'acqua, anche perché il Comune è, di fatto, socio da Bannoa. Con i tributi comunali parliamo della spazzatura, parliamo delle tende, parliamo delle insegne, quindi tutti quelli che sono tributi comunali. Il Comune potrebbe ad esempio occuparsi di questo. Noi chiediamo semplicemente la sospensione di tutto il periodo d'emergenza, anche perché se dopo domani ci fanno aprire, probabilmente quasi tutte le aziende, secondo i protocolli, dovranno lavorare, se va bene, al 50 o al 30% della loro capacità produttiva. Quindi di fatto, se saremo fortunati, riusciremo a pagare le spese di mantenimento. Non chiediamo dell'utile, cioè praticamente tenere il negozio aperto. Certo. Stiamo parlando adesso delle piccole utenze comunali. Ricordiamoci che il famoso sgravio di cui si è tanto parlato per le imprese, del 70, credo 60, 65, 70% sull'affitto pagato, quando hanno praticamente emesso il decreto hanno pensato alle attività commerciali e hanno scritto C1. C1 è il codice di accatastamento delle attività commerciali, del commercio. Tutti gli artigiani non sono in categoria C1, quindi praticamente fino adesso gli affitti pagati di marzo e di aprile
non possono, non sono entrati nello sgravio perché non sono inseriti in C1, probabilmente col famoso decreto di aprile, che poi di aprile non si è fatto, si è stato fatto in, in marzo, maggio, speriamo che questo sia stato inserito. Queste sono due cose non di poca importanza, anche perché parliamo di piccolissime aziende. Tanta gente, un fatturato minimo rispetto alle grosse aziende, e quindi comune può fare qualcosa. E la alla regione, ad esempio, abbiamo chiesto la possibilità di avere uno sgravio contributivo, un po' come interviene la regione riguardo i contributi degli apprendisti, per poter riuscire a mantenere il personale in questo periodo. Perché la cassa integrazione, che prima era 5 settimane e adesso è stata allargata a 9 settimane, non può coprire la chiusura più il periodo in cui lavoreremo a ritmo ridotto, perché quelle saranno le regole, lavorare a ritmo ridotto, perché potranno entrare poche persone in negozio. Quindi se riuscissimo a salvare i nostri dipendenti, che poi sono le persone che abbiamo formato, cioè un'azienda per formare un dipendente non è la catena di montaggio, lo metti là e deve fare quello. Formazione di un dipendente richiede anni, e un'azienda artigiana difficilmente licenzia un dipendente con facilità, anche perché al di là della questione personale è una fatica formare una persona, una fatica, un impegno finanziario, di tempo, mentre sto facendo una cosa devo controllare l'altro che stia seguendo esattamente quelle che sono le indicazioni. Quindi il nostro desiderio sarebbe riuscire a salvare tutti. E sarebbe per noi sufficiente che ci venissero incontro con la parte contributiva, anche perché vorremmo che il personale ricevesse esattamente lo stipendio che gli spetta, come è giusto che sia. Personale, la prendi, l'assumi, devi pagare quello che gli spetta, ci mancherebbe. Non è che non andiamo a lavorare così per sport, lavoriamo anche per bisogno. Quindi le diverse richieste che sono state fatte, ecco, attraverso, probabilmente noi abbiamo parlato con il sindaco Mario Conocci, ci sono delle richieste che ad esempio porremo, che arriveranno probabilmente all'Agenzia delle Entrate. Ricordiamoci che la tassazione, il 2019 deve essere saldato, noi abbiamo lavorato, noi vogliamo pagare il conguaglio delle tasse del 2019, ma le tasse dell'anno corrente, quest'anno noi dovremo pagare fra giugno, che adesso hanno rimandato, e novembre, il 90%, le tasse sul 90% del reddito calcolato lo scorso anno in attesa di conguaglio. Ma nel 2020 non si potrà avere il reddito minimamente paragonabile al 2019. Quindi un'altra richiesta è riuscire a pagare senza interessi un acconto minore, perché poi di fatto sarà il vero importo che andremo a dichiarare alla fine dell'anno. Allora, il nostro settore perderà approssimativamente un terzo del giro d'affari fra chiusura e lavorazione a tempo ridotto, che porterà probabilmente alla metà del giro d'affari, alla metà del reddito utile d'esercizio. Quindi perché pagare il 90% sull'utile del 2019, quando di fatto è evidente che non si potrà avere il 90%, cioè non ci vuole uno scienziato per capire che non si potrà avere il reddito del 2019. Magari, insomma, a quel punto lavoreremo tutti 6 mesi, 7 mesi. Se in 6 mesi, 7 mesi dovessimo riuscire a scoprire che possiamo produrre il reddito dell'anno precedente lavorando 12 mesi, vuol dire o che l'anno prima non abbiamo capito niente o che è stato un miracolo. Assolutamente. Per quanto riguarda, insomma, adesso si parla di, insomma, la ripartenza la prossima settimana, se non ricordo male, dovrebbe essere l'11, giusto, Francesco? Forse, lo sapremo fra oggi e domani, perché... E oggi è 8, domani è 9. Esatto. Per la ripartenza lo sapremo fra oggi e domani, perché il famoso coefficiente R con T verrà pubblicato alla regione, se non l'hanno perso, perché questo sta diventando una specie di fantasma, questo R con T, dovrebbe essere pubblicato fra stasera e domani mattina. Se il coefficiente sarà sotto lo 0,50,
i sindaci potranno assumersi la possibilità di far aprire. La responsabilità di poter far aprire determinate categorie. Attività. Quindi praticamente potrebbero dirci sabato aprite lunedì, oggi non ci sono i protocolli e martedì dopo che abbiamo aperto scopriamo che i protocolli sono magari pubblicati dall'INAIL il mercoledì o giovedì prossimo, sono completamente diversi da quella che è stata l'organizzazione ad oggi, sperando di fare tutto bene per poter riaprire e quindi magari chiudere per 15 giorni. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se malauguratamente dovessero chiedere un sanificatore d'aria, consideriamo che nel momento in questo momento d'emergenza un sanificatore d'aria non all'ozono, perché nei parrucchieri in particolare non è consigliato per questioni di reazioni chimiche di prodotti, ma al plasma, potrebbero volerci dal momento in cui viene ordinato un mese e mezzo. Quindi ti dicono puoi aprire l'11, il 12 ti dicono, il 13 ci vuole il sanificatore al plasma, al 12 di giugno tu aggiungi 45 giorni, siamo arrivati al 25 di luglio. Francesco, c'è da considerare che anche oltre il calcolare un terzo sarà l'incasso di quest'anno corrente, c'è da calcolare le spese che avrete per poter stare appresso alle nuove norme. Esatto. Il materiale, molto materiale che si usa dovrà essere monouso da quello che si è sentito. Esatto. Quali barriere in plessiglass eventuali, poi lo sai, da cosa se ne inventano un'altra cosa. Esatto. E il problema poi che in questi tavoli dove si decide nei governi centrali e regionali, tante volte non si fa sedere la categoria interessata. Esatto, è quello che dicevo poco fa, esatto. Realmente sul campo ti puoi dire guarda che questa cosa è fattibile oppure non è fattibile per quello, perciò quello che a me è molto importante, io lo dico per la mia categoria ma siamo tutti sulla stessa barca, è uguale, perfetto, un rappresentante nazionale di categoria che può le problematiche se di avere un protocollo che poi non è attuabile perché sul campo non si può effettuare e si fa perdere ulteriore tempo. Esatto. Cioè, è quello che bisogna far capire ai tavoli nazionali, ma visto che in Sardegna possiamo sul tavolo regionale, cioè quando si parla della categoria B, invitate i rappresentanti di categoria perché facilita anche il loro lavoro, cioè quello non è che vogliamo mettere il becco sulle loro decisioni, vogliamo aiutare, vogliamo portare le nostre problematiche, la nostra esperienza sul campo, perché alla fine voi lo sapete quello che serve o quello che è fattibile o no. Esatto, ma guarda che quello esattamente che è successo, quello che vi dicevo, quello che è successo a livello nazionale prima dell'ultimo decreto Conte, esattamente questo. Non bisogna solamente invitarli i responsabili nazionali, bisogna anche ascoltarli. Non bisogna dire sì, bisogna fare a modo che se ritieni una proposta interessante, io sono dell'idea che se ti ritieni una proposta interessante devi dire sì, se non ritieni interessante devi dire no, troviamo un'altra soluzione. Non ti dico sì e poi noi facciamo come vogliamo, perché poi tanto alla anche perché una cosa, io discutendo con Mario Conoci, io che fra l'altro è stato disponibile con noi, devo riconoscere, gli ho ricordato una cosa, che quelle che sono le nostre richieste, che sembrano richieste che non sono grandi ma che possono incidere sul bilancio, sono soldi che se oggi non vengono salvate quelle aziende con quelle persone che lavorano, dopodomani sono soldi che verranno utilizzati per la sussistenza. Quindi non aiuti un'azienda a rimanere in piedi per 3 mesi e ti ritrovi 1.500 persone da campare con i vari disoccupazioni, i vari reti di cittadinanza, contributi comunali per pagare la... Cioè, non si sta chiedendo delle cifre infinite, quelle che poteva essere, non so, le richieste di Fiat negli anni 80 o negli anni 70, no. Si sta chiedendo piccoli aiuti che permetteranno a comuni, regioni e Stato di non avere i costi dopodomani. Perché quelle persone se perdono il lavoro, quelle aziende si chiudono, in qualche modo saranno comunque a carico dello Stato, oltre a non produrre reddito e quindi tasse non pagate. Ma saranno a carico dello Stato perché dovremmo in qualche modo quelle persone aiutarle in altro modo, quindi non le abbiamo aiutate per conservare il posto di lavoro, anche perché stiamo parlando di fatto di aziende che stanno funzionando. Non dobbiamo salvare delle aziende che stavano funzionando prima di ieri.
non stiamo parlando di aziende che hanno fatto un casino allucinante dal punto di vista amministrativo e quindi che chiedono soldi perché loro magari se ne sono, con i soldi dei dipendenti se ne sono andati alla UAI e li dobbiamo salvare. No, qua stiamo parlando di aziende che hanno funzionato avanti ieri per una disgrazia. Si è dovuto chiudere e tutti abbiamo fatto da bravi rimanendo chiusi e vi si dice salviamole questi posti, salviamole un po' di posti di lavoro, perché tanto queste persone dopo domani dovrà comunque lo Stato aiutarli e quindi questi soldi se non li tiri fuori oggi li tirerai fuori domani. E è un po' il discorso della prevenzione: se io non ti seguo dal punto di vista della salute oggi e magari posso risolvere con una stupidaggine dal punto di vista di un farmaco, di un qualsiasi piccolo intervento, e mi ritrovo domani un malato che mi devo seguire per anni, oltre al fatto della morte, non ne parliamo, ma parlo solamente del malato. Quindi qua si parla proprio, si può paragonare il salvataggio delle aziende proprio alla prevenzione dal punto di vista sanitario, è la stessa cosa. Salviamoli oggi per averli sani domani. Salviamoli oggi, chi? Salviamo oggi persone che sino a ieri erano sane e che si stanno ammalando. Aziende che stanno ammalando semplicemente perché non hanno potuto produrre reddito. Sì, Francesco, penso che poi per cambiare, spero che questo Covid serva un attimino per cambiare l'atteggiamento da parte di vari organi, di varie amministrazioni. Noi abbiamo bisogno in questo momento di una amministrazione amica, qualcuno certo, che ci sia nel nostro percorso, che sia al nostro fianco. È un po' come si fa negli Stati Uniti, che vede in noi un valore di uno che se va bene paga le tasse e va tutto bene. Può aiutare. Esatto. L'economia nazionale, non che avrà come problema che scatole stanno arrivando sempre questi che vogliono, cioè un'amministrazione, una regione, uno stato amico, ma deve essere amico veramente, perché ci dobbiamo salvare tutti insieme e non si devono creare le due fazioni tra chi è fermo adesso o chi adesso sta continuando ad avere il reddito e farci fare una specie di sconto sociale. Perché no, assolutamente, no. Questa cosa dobbiamo dimenticarci, le ragioni, questa cosa va dimenticata assolutamente. Perché non devono dividere il popolo, siamo tutti sulla stessa barca. Il nostro grande papà, l'amministrazione a tutti i livelli, ci deve sorvegliare, aiutare, darci una mano a ripartire tutti insieme, perché solo tutti insieme possiamo ripartire. Beh, è anche vero che, come dicevano gli romani, no? Dividere per imperare, no? Se riescono a farci azzuffare fra noi, nella lotta fra noi ci dimentichiamo chi non sta facendo il proprio lavoro. Quindi, ecco, a proposito di questo, dello stato amico, io vorrei dirvi un'altra cosa che abbiamo fatto in associazione. Noi abbiamo chiesto e ci siamo messi a disposizione della Guardia di Finanza. Di solito tutti abbiamo tutte le paure, arrivano, non arrivano, ecco, intanto questa cosa secondo me deve essere dimenticata, perché se ognuno fa il proprio lavoro non deve aver paura di nessuno, certo. Non deve aver paura di nessuno che voglia fare il proprio lavoro, non dobbiamo dimenticarci questo scontro partite IVA contro Guardia di Finanza, contro l'Ufficio delle Entrate, contro l'Ispettorato del Lavoro, no. Ognuno di noi deve fare il proprio lavoro e dobbiamo capire che loro devono fare il loro lavoro, ma il loro lavoro vuol dire anche aiutarci dove sbagliamo, non dove c'è malafede, dove sbagliamo. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità perché c'è una parte importante del nostro lavoro che in questo periodo si è amplificata ed è il lavoro nero. Allora, a proposito del lavoro nero, che già è grave nei momenti di pace, nei momenti in cui lavoriamo tutti. Il lavoro nero in questo momento è uguale a maggior rischio sanitario. Una persona che gira per le case e visita 3, 4, 5 casi in un giorno. Intanto dobbiamo ricordarci che questo maledetto virus ci sono delle persone che si ammalano e ci sono gli asintomatici. Gli asintomatici potremmo essere anche noi tre. C'è questo vantaggio o svantaggio che non sappiamo di essere asintomatici, quindi di essere di fatto portatori di questo virus. Una persona che entra in una casa dove c'è un asintomatico e poi visita un'altra casa, e poi visita un'altra casa, e poi visita un'altra casa. Pur in chiusura delle nostre aziende,
si potrebbe ripropagare il virus. Ricordiamoci che sino a 15 giorni fa il 118 non entrava nelle case. Allora, può non entrare il 118 nelle case, che ancora un po' ti mettevano il malato sul ballatoio o sul portone d'ingresso, ed entrare la parrucchiera o entrare l'estetista. Quindi non stiamo parlando più neanche solamente di zero, stiamo parlando anche di un pericolo. Poi, se vogliamo vedere queste cose, bene, se vogliamo far finta di niente, possiamo far finta di niente, ci distraiamo tutti, guardiamo da un'altra parte, va bene così. Però ci sono delle cose che, perché io all'inizio vi dicevo, noi siamo andati oltre la data d'apertura. Perché la data d'apertura è importante, ma la data d'apertura è troppo legata ad altre cose, altrimenti ci saranno molti che non apriranno. Oppure non apriranno magari perché c'è chi, circolando nelle case, ha continuato a spargere, se possiamo utilizzare questo verbo, il virus, nonostante parrucchieri, estetiste, barbieri che si mettono la mascherina, i gambali, la tuta da astronauta per farti la barba, non abbiano potuto lavorare perché hanno rispettato la legge. Insomma, questo è importante, questo è rispettare la legge, rispettare tutti, insomma, è fondamentale. Poi, in un periodo così, come diceva Francesco, dove è facile, insomma, ammalarsi e far ammalare gli altri, insomma, esatto. Quindi chiaramente è un problema grande. Allora, Francesco, io ti aspetto, te e la tua associazione, insieme a Luciano, Mondo Matterland, quando vorrai, magari quando, insomma, aprirete, quando prossima settimana, insomma, ci sono delle idee ben chiare, e così raccontare, insomma, ai nostri ascoltatori come sarà, anche magari per organizzare bene il lavoro, chi potrà andare dal parrucchiere, dall'estetista, e come poter andare. Immagino si dovrà, insomma, prendere tutto per appuntamento, immagino. Francesca, abbiamo bisogno di voi, guarda, siamo disperati. Lo so, ma anche noi abbiamo bisogno di voi, uguale. Abbiamo quello è uno scambio. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che domani l'associazione, tramite Zoom, incontrerà il presidente del Consiglio regionale. Devo dire la verità, una cosa che mi ha colpito, che non l'abbiamo cercato noi, ma ci ha cercato lui. Perché nel senso che ha sentito che abbiamo fatto chiasso educato, perché quando abbiamo protestato nel rispetto della legge, col negozio chiuso anche se illuminato, noi eravamo fuori con le mascherine, distanziati, no? Anche quando le persone sono venute a farci visita, e quindi una protesta educata, rispettosa della legge, continuo a dirlo, e quindi ci vedremo domani, abbiamo appuntamento alle 3:30, anche perché vorremmo dare in mano a lui la parte che dovrebbe andare in regione. Se lui fa piacere, ma penso che se ci ha cercato ha capito che è una questione da risolvere, che poi è una questione da risolvere per tutti i sardi, non è il parrucchiere italiano, non è Francesco Fanciulli o chiunque altro, è un problema che è sardo, ma è anche comunale, ma è anche nazionale. Prima ci mettiamo in movimento, prima impariamo a convivere con questo virus, perché dovremo conviverci, mettiamocelo in testa, forse è meglio sarà per tutti. Assolutamente. Allora, Francesco, ti ringrazio, ringrazio tutti i componenti dell'associazione. Grazie a voi. Beauty, Azbea, questo è il nome della vostra associazione. Perfetto. Grazie, Francesco, vi aspettiamo quando vorrà, insomma, l'associazione che rappresenti a Radio Matterland. D'accordo, grazie ancora, veramente grazie. Grazie Francesco, gentilissimo. Allora, abbiamo visto, insomma, sentito anche il mondo del beauty, tanto c'è da raccontare. Intanto arrivano i messaggi, per esempio, e saluto Rita da Bologna, che segue la nostra trasmissione, ci ha seguito anche le precedenti puntate del vostro talk, interessante, insomma, vorrebbe partecipare con... per esempio, mi scrive in questo momento tramite WhatsApp, lo leggo in presa diretta, parlare dell'insegnante didattica a distanza, insomma, questo è importante.
Luciano, c'erano dei messaggi, Luciano. Adesso, se qualcuno poi ha dei messaggi, ci siamo come tutti gli anni, siete un'istituzione da quando piazzavate davanti ai carabinieri. Ah, questo è un messaggio per il mondo. Qualche amico che si ricorda del Mataman davanti al Rizzetto di fronte ai carabinieri. Allora, c'è la musica, c'è la musica, e ritorna la musica padrona Radio Mataran Talk, ritorna il gruppo hashtag Io Resto a Casa e Suono, buona la prima, e torna uno dei protagonisti di questo gruppo Io Resto a Casa e Suono, buona la prima, ed è Puccio Pulino. Puccio, uno dei sopravvissuti del primo maggio, ormai avete... Ciao Puccio! Tutto bene. Puccio Pulino, perché ti abbiamo scritto Pulina, ma va bene lo stesso. Dai. No, no. Sentite bene, perché ho avuto qualche problema con i capelli, come si può vedere, a proposito di beauty. Ho avuto qualche problema. Ma anche noi, pensate che qua è tutto... No, almeno voi avete un contegno, questi capelli rimangono, i miei sono proprio sparati. No, no, ma va bene, sono i tuoi quelli, no? Quindi, capito, ma in genere ce l'ho un po' più corti, no? Così non va bene. Insomma, prima. C'è un messaggio per te, Nicola. Giuseppe, ciao, salutiamo Giuseppe Marengo, Mondo Materland. Allora, Puccio, tutto bene, tutto bene, tra una quarantena e l'altra. Come dice Checco Zalone nella sua ultima canzone, non so se l'hai sentita, noi quella che teniamo la speranza. Sarà l'ultimo ormai, l'ultimo a morire, il resto è già in via di estinzione. Bisogna stare attenti al tampone. Canzone romantica quella di Checco Zalone, esatto, di sicuro noi rimaniamo seduti. Niente, ragazzi. Puccio, cosa ci regali questo pomeriggio? Ma non saprei, guarda, oggi è stata una giornata un po' devastante, paradossalmente stando a casa, no, sei più disponibile, sei più avvezzo a tante cose che prima non ci pensavi, no, sai, poi devi riordinare da una parte, riordinare dall'altra, poi c'è la diretta con Radio Matterland, lo devi mettere a posto la cameretta, i figli che ti chiedono, babbo, facci la colazione, insomma, tutte le cose che normalmente si vivono e che per chi il fine settimana o chi è... gira mondo un po' come tutti noi, tutti voi, è un po' difficile capire un po' come funziona. È un paradosso. Stiamo scoprendo un altro mondo. Esatto, stiamo vedendo la realtà. Allora, la realtà. È vero, esiste. Esiste. È così, è così. Sì, è così. Dai, niente, vi intrattengo con un paio di canzoni. Una è... Sì. È un pezzo di Ben Harper, perché l'altra volta era Hyper Jam, però preferisco fare un pezzo di Ben Harper, un pezzo vecchissimo dei Police, bellissimo, nel quale io ci lascio il cuore. Il brano di Ben Harper è Diamond Dance, proprio un classico, e quello dei Police sarà anche lui un classicone, Message in a Bottle. Quindi... Message in a Bottle. E quindi diamo la linea a Puccio Pulino con i brani di Ben Harper e i Police a Radio Mataran Talk. Puccio Pulino. A new girl and now it's true. She was a horrible life. Cutest and one day alone, but she could have been satisfied when you feel everything, when you feel everything to lose. She met herself battle nails. And she planned on a boot to use. And she a diamond inside.
Sanremo, che sai, light to the darkness, he is a nasty war, the sunshine that you did. Match of the fortune that you see, and the fortune that you need. Tell me why I'm the first to ask. He's the last to give every time. It's better self, a better name. And she got a heart to give to you. And she got a diamond inside. Diamond inside. Diamond inside. Diamond. Diamond. If she will die, she'll die on the inside. She wore the diamond on the inside. Bravo Puccio, beh, questo bellissimo brano di Ben Harper. Beh, qua insomma parliamo di musica di alto livello. Sì, 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 questa è una bellissima ballad di Ben Harper, assolutamente. Poi ce ne sono tantissime, fantastico, soprattutto da ascoltare oltre che da suonare, bellissimo, bello da interpretare, ma io lo adoro, certo. È un peccato che quest'anno avremmo avuto la possibilità di andare a vederlo un po' tutti. È un artista che ne vale la pena vederlo dal vivo, all'opera, come tanti altri ovviamente, però sai, un concerto così sarebbe stato una ciliegina sulla torta per questa stagione. Magari. Salutiamo Carletto Pieraccini, che ci saluta sempre, Lucia Saba, grandissimo Puccio. Allora, Puccio, e adesso Police, l'ex band di Sting, con uno dei brani classici del repertorio dei Police. Non mi ricordo se proprio appartiene a Sting o esattamente appartiene, cioè nel senso che alla fine penso che la proprietà del brano sia proprio di Sting. Ah no, questo ok. E quindi insomma la musica dei Police, perché sì, tutti in particolare, totalmente. Message in a Bottle, Puccio Pulino. And eyes are lost at sea, oh. Another lonely day, no one here but me, oh. More loneliness, the town of Mancubay. Rescue me before I'm falling to despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle. Message in a bottle. I hear a spot sign around my nose, but I still live with no peace from the shore.
send a hasso us to the world. I send a hasso us to the world. I hope the song won't get mine. I hope the song won't get mine. How does someone get my message in a bottle? Message in a bottle. And now this morning, I don't believe what I saw. Wondering the embattle wash upon the shore. Since they are not alone. And a million cars away, I'm looking for a home. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Send another SOS. 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 Grazie Puccio, grazie Puccio. Questa messaggina è ballo dei Police, dei primissimi anni '80, questa canzone. L'album, sì, una cosa bellissimo, bellissimo. E Police e Sting hanno fatto concerti a Sassari, vero Puccio? Un po' di anni fa. Sting, forse come Sting. Police, no? Come Sting. Come Sting, 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 Sting. Sì, forse, se non erro, Sting aveva fatto un concerto uno, perché io mi ricordi. Anni forse, 90, a Sassari. Lo stadio. 18 anni fa. All'acquedotto, bravo. Almeno 18 anni fa. Al Vanni Sanna, se lo chiami acquedotto ti guardano. Io sono riuscito a entrare alla fine, ero proprio un pischello, non c'avevo manco una lira per andare a vedere i concerti, alla fine aprivo i cancelli e lì, guardate, fantastico. Il professor Carlo ci dice nel 1990. Ah, 1990. Quindi 30 anni fa, esatti. 18 anni fa, sì, scusate, per me, io ho una cognizione del tempo veramente, quella del pesce rosso, non si sembolle. Hai un tempo artistico, cioè, hai un tempo artistico. Va benissimo. Sì, no, è vero, questo lo riconosco, un tempo artistico, no, per me il tempo non passa mai, per me passa sempre poco tempo, e sì, quel poco che passa è tanto. Chi è che canta? Fiore la Mannoia, il tempo non torna più. Vabbè. È vero, ma ancora riusciamo a tremare le piedi. Per fortuna Puccio. Allora Puccio, grazie, bravissimo e simpaticissimo come sempre, disponibilissimo. Ricordiamo il gruppo, hashtag io resto a casa e suono, buona la prima. Grazie a Puccio Pulino, grazie Puccio, gentilissimo. Ciao ragazzi. Arriviamo al mondo Matterland, ritorna Luciano Marengo e ora ci colleghiamo con il Salone delle Feste del mondo Matterland, giusto Luciano? Yes. Andiamo, ecco, sotto pancia e arriva, ritorna, perché arriva, ecco, arriva Thomas. Ciao, ciao. Thomas, ti senti malissimo. Allora,
ti sentiamo a versione... Sì, sei in ritardo. Molto male. Sì, forse è una zona dove non prende bene il cellulare. L'inquadratura è perfetta. Meglio. Sì. No, sono in ritardo, esci, rientra, guarda la voce. Salutaci. Vedi? Ciao. Ritorna, esci, entra. Va bene, va bene, va bene. Come diceva... non te lo posso dire. E perché stava ridendo, non ho capito. Forza, perché è contento. Nicola, possiamo già iniziare a dire domani che puntata abbiamo? Domani. Ricordate un personaggio tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, un personaggio irriverente, scoperto e prodotto da Renzo Arbore. Arrivava da Escobar. Sai dove si trova Escobar, Luciano? Vicino a Speranza, alla spiaggia di Bosa. C'è Puccio Pulino ancora, regia. No, non c'è. No, che poi magari pensa... No, è un personaggio che arrivava da Escobar. Vicino alle Speranze. Vicino alle Speranze, alla spiaggia di Bosa. Speranza e poi c'è Escobar. Certo. E Speranza d'Escobar, vamos ad Escobar, e poi tra gli altri. Sente meglio prodotto. Poi, quindi domani avremo. Ciao Thomas. Ciao Nico. Si sente meglio adesso? Sì. Perfetto, come prima, uguale, va benissimo. Sento, dai. Almeno diamo la scusa alla connessione se si sente male. Vai. No, scherzo, naturalmente, anzi. Allora, Thomas, domani avremo, quindi domani avremo Armando De Razza, quindi Esperanza d'Escobar, vamos a... poi avremo, parliamo di chirurgia estetica, con Giacomo Urtis, ritorna Yuri domani con il suo oroscopo, e poi, naturalmente, la musica con il gruppo... hashtag io resto a casa e suono. Buona la prima. Anche domani puntata tranquilla. Tranquillissima. Domani tu dovrai stare a condurre con me, sappilo. Beh, certo, mi serve anche il consiglio per i punti neri da chirurgo. Secondo me la soluzione te la trova. Allora, Thomas, ho detto Nicola, devo assolutamente chiudere questa canzone di Massimo Ranieri, grande artista, Massimo Ranieri, naturalmente, e Thomas è bravo, prima stavamo giocando naturalmente, però Thomas è davvero bravo, e questa canzone devo dire che la fa davvero bene, bene, bene. Comunicazione di servizio a Thomas, la base, mi raccomando, alta, perché se no non si sente, sembri a cappello. No, penso che sia il microfono del cellulare che non riesce a prendere base la base e poi la voce del microfono tutte e due insieme perfettamente. Quello vabbè, mettilo alto. Prova a alzare, dai, prova a alzare. Yes. Thomas. Dell'unico professionista che c'è qua in mezzo a noi per presentarti, che è Nicola. Ecco, quindi me vado via. E quindi dal salone delle feste del mondo Materland con Se bruciasse la città di Massimo Ranieri canta Thomas Pizzanti. Si sente? Il cuore mio non dorme mai, che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che al maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore c'è un ragazzo solo io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. Per ogni notte ti accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te.
brucia se la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro Dio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma sei in fondo al cuore, c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia che ho visto tante volte lì. È troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Impazzisco senza te. Ogni notte ti rido accanto a me. Se bruciasse la città, da te, io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro Dio, l'amore sono io per te. Bravo Thomas! Complimenti Thomas! Bravo. Thomas, abbiamo gli applausi di Carlo, E anche Renata Carta, bravissimo Thomas! Bravissimo Thomas, Renata Carta che salutiamo, bravissimo Thomas! Voi non so se sono stati ispirato che si sta tagliando la barba cantando Se bruciasse la città. Mi ha mandato una foto adesso. Chi? Carlo! Chi? Carletto, grazie. Ah, si stava tagliando le vene ascoltando Thomas, no? No, la barba. No, secondo me cantava dammi una lamenta che mi taglio le vene. Scrive Thomas, vedi che il calcio in culo e fai il cantante. Vendi il calcio in culo, ti dici. Ah, ho capito, prendi i calci di culo e fai il cantante anche. No, posso cantare alla cassa del calcio in culo. Cioè. Oh, visto? però se uno ha i complimenti di Carletta Pieraccini vuol dire che vale. C'ho speranza, nel mondo delle giostre. Bravo Thomas, hai speranza. Scherziamo naturalmente. Allora, siamo giunti alla conclusione anche oggi. Yes. È stata bella piena, grazie agli ospiti, grazie a Randy Roberts, a Francesco Fanciulli, Puccio Pulino, agli amici dell'hashtag Io Resto a Casa e Suono, Buona la Prima, quindi Carlo Pieraccini, Roberta Ciao e Lucia Sava, insomma tutto il gruppo, tutti i cantanti, gli artisti che ne fanno parte, al Mondo Matterland domani, puntata, insomma immagino divertente, perché insomma avremo Armando De Lazza in collegamento dalla sua casa, e quindi Esperanza de Escobar, Vamos a Escobar, Señorita, insomma quelle canzoni divertenti, e poi parleremo di chirurgia estetica con Giacomo Urtis, che poi è anche un personaggio televisivo, insomma Isola dei Famosi, quante altre trasmissioni, e con Yuri parleremo di astrologia, e poi avremo naturalmente anche un cantante del gruppo hashtag Io Resto a Casa e Suono Buona la Prima, scopriremo insieme domani, no? Il cantante. Poi è sabato, giusto? Domani è sabato. Domani è sabato, certo. No, perché sai, con questa quarantena non distingo più lunedì, martedì, sabato. Beh, basta che tu riesca a distinguere un dentice da un'orata, Thomas. Beh, sì. In zona di mare, comunque. Un sarago, comunque. Vabbè. Va bene, ragazzi. Piace il fossato piccolo? Va bene.
Va bene, oh, ma anche i messaggi sono arrivati. Oggi Giuseppe Marengo ci ha onorato della sua presenza con un messaggio. Forse ci ha guardato. Ti ha mandato che sei troppo buono. Ecco, certo, questo non è tampone. Dedichiamo la canzone di Checco Zalone a Giuseppe Marengo. Vabbè. Siamo giunti alla conclusione anche oggi, ragazzi. A domani con Nicola Nieddu, Thomas Pizzanti, Luciano Marengo, il Mondo Materland. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao.